era una natura morta. Non è splendido? Sì, George, ma abbiamo da fare. Non stravedo per le nature morte. Devi solo... Un altro capo... È un po' noiosa, non trovi? La natura morta è così, George. Che ne pensi di questo ritratto? Sembra familiare. Chi è? Non saprei dirlo con certezza. Era un altro quadro favoloso. Quel quadro avrebbe fatto un figurone nel mio ufficio. Un altro capolavoro. Che strano. Ehi, Nico, vieni a vedere un po' qui. Il quadro. Ha qualcosa di familiare. È il di dietro di una donna, George. Lo so, ma penso di riconoscerlo. Credo che sia di Bijou. Preferisco non sapere come hai fatto a riconoscerlo, George. Ma Bijou non aveva detto che il quadro è nascosto dietro il suo di dietro? Esatto. Allora forse... Accidenti, è abitato al muro. La maledizione. L'abbiamo trovato. Fantastico. Sei sicuro che sia l'originale? Non sono un esperto, ma credo proprio di sì. Guarda, al centro. È lo stesso viso disegnato da Hobbes nel bozzetto. E sulla fronte ha lo stesso simbolo. Deve averlo scoperto mentre puliva il quadro. Chissà perché in origine c'era dipinto sopra un albero. Come ha detto Simeon, segreti gnostici nascosti. Una cosa è certa, questo è l'originale. E quindi chi ha tolto l'altro dal cavalletto ha preso una copia? Scommetto lo stipendio che non contiene l'immagine nascosta nell'uroboro. Abbiamo il quadro, Nico, ma qui c'è anche altro da scoprire. Hai ragione. Quando arriverà la polizia avremo le mani legate. Dobbiamo sbrigarci. L'assassino di Hobbes potrebbe tornare. Era quasi... Avevamo la maledizione, ma dovevamo capire chi fosse l'assassino di Hobbes. Era un bozzetto del viso del vecchio ritratto. Non sarebbe servito. Non potevo. Non avrebbe avuto. Amavo le uscite di scena col botto, ma... L'assassino è un professionista. Era inutile provare.
Non sarebbe se... Non sapevo cosa stessi cercando, ma di sicuro da qualche parte c'era un indizio. Era una piramide umana con... Era un articolo in catalano su un castel. Castel de Rubi. Castel de Gurp. Castel de Montardo. Castel del Sanz. Credo che Sanz significhi santi. È ciò che Marquet ha scritto sulla foto. Quindi il Castel del Sanz sarebbe una torre dei santi. Come nel quadro. Ecco l'indizio. Direi che con questo il caso è chiuso, George. Sì, così Navin non mi starà più addosso. Alla fine si trattava davvero solo di soldi. E avidità. Medoski voleva vendere il quadro e intascarsi il risarcimento. Senza curarsi dei morti che si lasciava dietro strada facendo. Che facciamo? Consegniamo tutto alla polizia? Credo di sì. Con quanto scoperto, Langham non avrà problemi ad acciuffare Medoski in Spagna. Chissà qual è il segreto indicato nella mappa. Pensi ancora che c'entrino i malvagi gnostici? Non lo so, ma ho delle domande ancora senza risposta. Tipo? Tipo, che cosa significano i simboli sul quadro? Che cosa voleva davvero Marquès? Perché il simbolo della Tabula Veritatis era celato sotto strati di colore? E perché l'edificio è in fiamme? E che cosa... Fiamme? Hai detto fiamme? Dobbiamo andarcene di qui. Forse è la nostra via d'uscita. Dopo di te, Nico. Ottimo! Dalla padella alla brace. Aspetta, George. Quello è... Langham! Grazie a Dio! Ehi, Langham! Langham! Aiuto! Siamo quassù! Di qua, presto! Perché non ci ha aiutati? Non saprei. Forse perché ha appiccato lui l'incendio. Forse perché voleva ucciderci. Ma perché? Non ne ho idea. Dici che ha ucciso lui, Hobbs? Può essere. E forse anche Simeon. Allora chi è? E per chi lavora in realtà? Non lo so, ma una cosa è certa. Non è ancora finita. George, hai sentito? Gli eroi di Londra. Fai la brava con i pompieri. Ora che si fa? Ora andiamo in Spagna a cercare il Castel del Sanz e la Tabula Veritatis. Io e Nico eravamo convinti che l'avventura fosse finita. Invece era appena cominciata. Niente era come sembrava. Seguendo una pista di corruzione e avidità, avevamo trovato una cospirazione omicida. Una cospirazione le cui radici affondano in misteri più antichi della parola scritta. Non avevamo alcuna scelta.
Catalogna, ai piedi dei Pirenei. Dopo un breve volo e un lungo tragitto in macchina, io e Nico arrivammo a Castel del Sans. A Londra avevamo rintracciato la maledizione e avevamo iniziato a svelarne i segreti. Il dipinto era una mappa in codice per trovare la Tabula Veritatis, un antico manufatto che, secondo padre Simeone, sarebbe stato in grado di evocare il diavolo e, a causa del quale, lui e altri erano morti. Dovevamo trovare la tavola prima degli assassini. Sapevamo che non si sarebbero fermati davanti a nulla. Speriamo di essere arrivati prima dei cattivi. Oh, mi sembra tutto tranquillo. Si direbbe che nessuno venga qui da anni. Un tempo doveva essere un posto bellissimo. Credi davvero che la tavola si trovi qui? Sì, da qualche parte, se solo riuscissimo a decifrare il quadro. Beh, non c'è nessuno. Nessuno? Io non direi. Hai visto chi è stato? No, avevo il sole negli occhi. Qualcuno ci ha preceduti. Ma chi? Medowski? Langham? Chiunque sia, dobbiamo riuscire a entrare. Va bene. Tu pensa a un diversivo, io cerco un riparo. Stai attenta. Scherzi? Sei tu quello che si farà sparare addosso.